Con coach Marco Gabrielli, allenatore della Pallacanestro Quistello, sconfitte questa sera in casa 7-6, 7-3 dopo un tempo supplementare. Io parto a sorpresa. Cosa salva questa sera dalla partita dei suoi ragazzi? Salvo tutto perché hanno giocato una partita super, secondo me, col cuore, nonostante tutti i problemi che abbiamo di assenze, eccetera, che adesso non voglio stare qui a nominare, quindi salvo tutto, compresi gli errori che purtroppo abbiamo fatto e che ci sono costati, secondo me, la partita poi, perché siamo stati una volta più 17, una volta più 13, li abbiamo fatti rientrare facendo attacchi troppo frettolosi, con palle perse e tiri sbagliati. Ma non sbagliati perché non sono entrati sbagliati come scelta. Quindi, nonostante questi errori, salvo tutto e penso che sia stata una bella partita. Da loro il migliore è stato Steccanella, che non doveva giocare, ma ovviamente era ampiamente previsto che giocasse, vista la proverbiale trasparenza degli ambienti sustinentesi. Quindi ci aspettavamo sicuramente che fosse in campo ed è stato il migliore dei loro, gliel'ha fatta vincere lui. Quindi complimenti a loro, ma complimenti soprattutto ai miei ragazzi per aver fatto una partita con così tanto cuore. Peccato per quel tiro libero di Cuzzani alla fine che non è entrato. Se fosse entrato quello, forse avremmo 2 punti più in classifica adesso. Così io non le chiedo cosa è successo nel finale perché a noi è sembrato esserci un fallo su Walter Mantovani, però è stata un'impressione che abbiamo avuto noi in radiocronaca. Come posso dire, decifrando il suo body language, crediamo che sia d'accordo. A voi vi è sembrato, invece sono sicuro che ci sia stato fallo su Mantovani sul tiro da tre, ma c'era anche fallo prima là sul tuo Sì, canestro esatto. quando avevamo preso il rimbalzo, lì ce n'erano più di uno di falli. Però arbitravano due ragazzi giovani e quindi bisogna avere pazienza, portiamola pure, però insomma, anche questi sono episodi che alla fine influiscono purtroppo. Coach, i primi 20 minuti di partita sono stati brutti, diciamo, dal punto di vista estetico, però il ritmo era molto basso e questo chiaramente veniva a vostro favore. Poi cos'è cambiato? Perché quando il ritmo ha iniziato a alzarsi, Sostinente si trovava bene con quel tipo di gioco, soprattutto con quella frenesia, diciamo. Sì, noi sapevamo che se avessimo impostato una partita sulla velocità non avremmo avuto scampo, stasera avevamo 7 under e 5 senior, quindi delle rotazioni talmente ridotte e non abbiamo dei senior a parte Salzano per il momento che possano essere così decisivi a questi livelli, quindi sapevamo che dovevamo mantenere il ritmo lento, per me sono stati 20 minuti perfetti, i primi 20 che abbiamo giocato con una difesa dura, un attacco ragionato, con la palla dentro mancio come volevamo fare. E purtroppo dopo loro sono riusciti ad accelerare e quando loro sono andati in contropiede hanno sempre fatto canestro, hanno sempre trovato qualcosa di buono, quindi purtroppo dopo il ritmo è cambiato e ripeto, il grande rammarico sono quei due vantaggi buoni che abbiamo sprecato quando era il momento invece di rallentare, abbiamo lì accelerato senza motivo e lasciato che loro rientrassero a 4, 5, 3 punti e quindi la partita dopo era di nuovo punto a punto, purtroppo. Ultima domanda, adesso coach, come si lavora in settimana anche in termini di recupero degli effettivi in vista dell'altro derby del prossimo turno trasferta a Viadana? Questa settimana non faccio allenamento, andiamo tutti in ginocchio in chiesa a chiedere, Signore, per piacere non farci fare infortuni o soprattutto lutti prima della partita o altre cose, perché non so più a che santo appellarmi per essere al completo, non abbiamo ancora giocato 2 partite di seguito al completo. Scherzi a parte, niente, cominciamo a preparare la partita con Viadana da lunedì, sappiamo quanto siano forti in casa perché ci ricordiamo ancora gara 3 di semifinale playoff che abbiamo perso a maggio. E sappiamo che sul loro campo sono veramente tosti, ben allenati, con della gente forte, con Cacciarilani che ogni volta ci massacra di triple. Quindi dovremo preparare bene la partita se non vogliamo perdere terreno e rientrare in una zona in classifica che invece sarebbe meglio abbandonare al più presto. Perfetto, noi ringraziamo coach Marco Gabrielli per quel che può servire, gli faccio i miei personali complimenti per la partita di stasera, nonostante la sconfitta, però in bocca al lupo per il prosieguo del campionato. Grazie a voi, grazie a te e grazie anche all'altro Matteo che sta riprendendo per tutto quello che fate per la pallacanestro. Di nuovo, ciao a tutti. Siamo con il coach della Chiesa dopo una vittoria clamorosa di Sustinente a Quistello, 76-73 dopo un overtime, infatti la voce deve ancora un po' tornare. 37 minuti in cui avete fatto veramente fatica, poi gli ultimi 3 minuti del quarto quarto e l'overtime avete messo il vostro ritmo, il vostro stile di gioco, Steccanella è entrato benissimo e avete portato a casa una vittoria importantissima. Sì, a tratti veramente insperata perché siamo finiti sotto anche di 17 punti, giocando molto male per merito anche dell'avversario, un avversario che oggi ci ha tolto quei pochi punti di riferimento che ci erano rimasti perché con Doddi e Buzzi in panchina per onor di firma ci siamo veramente dovuti inventare tutto da capo. In attacco abbiamo fatto molta fatica, anche le percentuali sono state molto basse, ci abbiamo messo del nostro perché
a volte ci siamo ostinati a fare cose che oggi probabilmente non ci sarebbero riusciti neanche se avessimo continuato per 5 ore a giocare. E abbiamo riordinato un po' le idee anche dal punto di vista difensivo, probabilmente abbiamo preso coraggio anche da quello. E nel secondo tempo è vero, la musica è cambiata con l'ingresso di Steccanella, probabilmente ha dato anche fiducia ai suoi compagni, e lì è cambiata la partita anche dal punto di vista offensivo, perché 22 punti segnati nel primo tempo, 54 nel secondo. Già questo dato può spiegare abbastanza bene l'andamento della partita, insomma. Sì, assolutamente, un primo tempo, i primi due quarti un po' di difficoltà e poi siete saliti piano piano. Steccanella non doveva giocare, invece è sceso in campo e ha fatto anche una gran partita. Beh, ha tirato praticamente con il 95% dal campo, e sì, alla fine del secondo quarto mi sono girato verso di lui, l'ho guardato e non gli ho detto niente, lui mi ha fatto sì con la testa e ho capito che era pronto a penetrare. E fortunatamente veramente ha girato la partita su tutti e due i lati del campo, sì. Assolutamente, da capitano. Terza vittoria consecutiva, alla fine della radiocronaca ho detto seconda dopo l'overtime e ho detto che Sustinente sta prendendo secondo me la strada giusta in questa stagione, sta iniziando a far vedere il valore del roster e anche del suo lavoro. Sì, sicuramente, come avevo già detto anche durante l'intervista di giovedì, credo che sia una squadra che si sta trovando dal punto di vista mentale anche, e questo secondo me è la cosa più importante, quello che fa veramente squadra. Tecnicamente non avevo dubbi, sono tutti ragazzi che hanno talento ed era questione solo di tempo che si amalgamassero. La forza mentale, soprattutto nei momenti di difficoltà, non era così scontata e è stata una piacevole sorpresa. Bene, ringraziamo coach della Chiesa, facciamo ovviamente sempre in bocca al lupo per il proseguo del campionato e buonasera a tutti da Quistello dopo una grandissima partita di Sustinente. Crepi, grazie a voi.